SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Continua la corsa per arginare la quarta ondata di Covid. Gli ospedali della Romagna passano in allerta rossa. Non accadeva da 7 mesi, segno dell'aumento dei ricoveri. Dal 13 dicembre si può prenotare il vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni. Anche la Repubblica di San Marino fa i conti con un deciso aumento dei contagi. Il Congresso di Stato ha deciso di ricorrere ai ripari anticipando le vacanze di Natale per le scuole per scongiurare così la nascita di nuovi focolai. I sindacati CGIL e UIL confermano lo sciopero indetto per il 16 dicembre contro le misure economiche del governo. Il segretario generale della UIL Emilia Romagna Zignani ha detto: «Il governo ha una visione di futuro che non ci appartiene». Continua la crisi del settore dei viaggi a causa della pandemia. Dopo quasi 2 anni di restrizioni, le vacanze natalizie saranno segnate dall'assenza di viaggi a lunga distanza, tranne alcuni corridoi turistici. Continua intanto la guerra dei cieli tra Rimini e Forlì. La regione Emilia-Romagna ha presentato le proprie eccellenze all'Expo di Dubai davanti a 100 giornalisti provenienti da tutto il mondo. In primo piano la Food e Motor Valley, ma anche il mondo delle imprese e dell'università. Calcio è un momento magico per tutto il Cesena. Mentre la primavera continua la cavalcata dopo l'ultima vittoria col Frosinone per 4-2, la prima squadra è impegnata domenica sul sintetico della Carrarese. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Mirko Paganelli. Bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Teleromagna e Tele24. Continua la corsa contro il tempo per arginare la quarta ondata anche in Romagna, dove gli ospedali passano in allerta rossa, come non accadeva da 7 mesi. Questo per l'aumento dei ricoveri in tutto il paese. Si è superata la soglia dei 20.000 contagi in un giorno. Si spinge sull'accelerazione. Si spinge l'acceleratore sui vaccini e da lunedì in Emilia-Romagna si potranno prenotare le vaccinazioni anti-Covid per i bambini di età tra i 5 e gli 11 anni. La campagna vaccinale accelera puntando alle 500.000 somministrazioni al giorno in Italia in vista del Natale e dal 16 dicembre anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno essere immunizzati. Ma la lotta al virus passa anche da un'attenta verifica del Green Pass. Il governo è in attesa dell'ok del garante della privacy per varare un decreto che preveda la revoca del certificato verde alle persone positive al Covid. Sono questi i fronti su cui il nostro paese sta lavorando per arginare l'avanzata della quarta ondata di pandemia. Anche in Romagna si assiste a un aumento dei contagi e dei ricoveri per Covid. Il direttore sanitario dell'AUSL Mattia Altini, come riporta il Corriere Romagna, ha inviato una lettera ai dipendenti per comunicare il passaggio in allerta rossa delle strutture sanitarie, con conseguente riorganizzazione in caso di ulteriore crescita dei ricoveri. Tra le fasce d'età in cui il virus corre di più c'è quella scolare. Da lunedì sarà possibile prenotare le dosi per i 5-11 anni, una platea potenziale di 240.000 bambini nella nostra regione. L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una guida per affrontare
fare la vaccinazione dei più piccoli in tranquillità. Si parte dagli effetti del Covid sui bambini. 6 su 1000 infettati vengono ricoverati in ospedale, mentre il vaccino ha un'efficacia del 91% nel ridurre il rischio di infezione. Il tipo somministrato è Pfizer, circa un terzo della dose per adulti, 2 iniezioni in 3 settimane. Si consiglia ai genitori di non dare antidolorifici prima della somministrazione. In merito agli effetti collaterali, in caso di dolori muscolari e febbre, questi scompaiono in 1-2 giorni. L'istituto smonta diversi falsi miti e tranquillizza sui rischi cardiaci, sottolineando che nei più piccoli si osserva un minore rischio di sviluppare miocarditi o pericarditi. Andiamo adesso al consueto bollettino quotidiano della Regione Emilia-Romagna, quello epidemiologico. Sono 1.733 nuovi casi di coronavirus in regione sulla base di 34.000 tamponi delle ultime 24 ore. Aumentano ancora anche i ricoveri e si rilevano altri 7 morti con Covid-19. E quanto emerge appunto dall'ultimo report quotidiano dell'Emilia-Romagna, sul territorio il grosso dei nuovi contagi si concentra a Bologna con 400 nuovi casi e poi Reggio Emilia 289, Ravenna 224 e Rimini 171. Ad oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 88 come ieri, mentre 928 quelli ricoverati negli altri reparti Covid, in questo caso sono 7 in più di ieri. Volano i casi attivi, oltre quota 30.000. Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi e che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente il 96%. E l'amministrazione comunale di Rimini ha espresso solidarietà, piena solidarietà alla dirigente scolastica dell'istituto del centro storico che ieri ha dovuto richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per allontanare dal plesso una docente senza Green Pass che si rifiutava di lasciare l'aula. La notizia la vediamo anche sul nostro portale tele24.it. È sconcertante in una fase così difficile per interi paesi e anche per il nostro territorio dover assistere ancora a comportamenti irresponsabili che mettono a rischio la salute individuale e pubblica, scrive il Comune in una nota. L'amministrazione comunale parla di bella lezione da parte della preside che non solo ha fatto rispettare la legge ma ha dimostrato nei fatti cosa voglia dire responsabilità civile. E adesso passiamo alla Repubblica di San Marino, che anch'essa ha a che fare con la quarta ondata di coronavirus. Il Congresso di Stato ha deciso di correre ai ripari anticipando le vacanze estive per le scuole, cercando così di scongiurare la nascita di nuovi focolai. 478 casi positivi e ben 105 rilevati in sole 24 ore. Sono questi i numeri dell'ultimo bollettino Covid a San Marino, che registra nelle ultime settimane un netto aumento dei contagi. Dopo aver vaccinato con Sputnik, il siero russo non riconosciuto dalle autorità europee, e in attesa di completare la terza dose, si spera con Pfizer, il piccolo Stato scotta oggi una politica altalenante sulla prevenzione della diffusione del virus. Se in Italia la prudenza è stata ed è all'ordine del giorno, solo pochi giorni fa sul Titano era stato addirittura abolito l'obbligo della mascherina al chiuso, salvo poi la netta marcia indietro varata dall'esecutivo locale. E se nel nostro paese è tempo di Super Green Pass, a San Marino la certificazione verde trova applicazione in molti meno casi. In queste ore le novità riguardano la scuola. Per limitare il possibile, le vacanze degli studenti sammarinesi inizieranno con largo anticipo. Per i più piccoli, l'ultimo giorno di lezioni sarà il 17 dicembre, mentre per medie, superiori e per la formazione professionale si passerà alla didattica a distanza a partire dal 20. Assistiamo a un allarmante record di positivi, dice il segretario all'istruzione Belluzzi. Il giro di vite, gli fa eco il direttore generale Is Rabini, è il tentativo di tutelare il paese salvaguardando il Natale e i nonni. All'ospedale di Stato sono intanto 10 i pazienti ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva. Quanto ai vaccinati, sono l'83,86% della popolazione, in lieve aumento anche le prime dosi, mentre sono stati oltre 6.000 coloro i quali hanno ricevuto la terza. Ora la cronaca. Il negozio di lavanderia a gettoni era una copertura per l'attività di spaccio di una 37enne originaria della provincia di Cosenza ma residente a Rimini, arrestata dalla squadra di polizia giudiziaria della polizia locale, sequestrato oltre
un chilogrammo e due di cocaina purissima pronta ad essere messa sul mercato. I movimenti attorno alla lavanderia di Marina Centro erano da tempo sotto controllo. Ieri sera è scattato il blitz e la successiva perquisizione ha portato alla luce una stanza segreta dove era conservata la droga dal valore stimato di circa 300.000 euro. La 37enne è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio ed è stata condotta alla casa circondariale di Forlì, mentre sono in corso le indagini per rintracciare l'uomo, un giovane di origine straniera, fuggito al controllo degli agenti al momento del blitz e sospettato di essere coinvolto nella gestione del giro dello spaccio. I sindacati CGIL e UIL confermano lo sciopero generale previsto per il 16 di dicembre. In polemica con le misure economiche del governo, il segretario generale della UIL Emilia Romagna Zignani ha detto: il governo ha una visione di futuro che non ci appartiene. 16 dicembre è stato indetto uno sciopero generale da parte di UIL e CGIL. Come si stanno organizzando i sindacati a livello regionale per partecipare a questo sciopero? Beh, intanto ci stiamo organizzando con assemblee nei luoghi di lavoro, direttivi con le lavoratrici, i lavoratori, con i pensionati, e quindi stiamo cercando in questo periodo di socializzare il più possibile del perché di questo sciopero generale e quali sono i punti che ci hanno portato a dire a questo governo che così non va, e quindi attendiamo delle risposte. Parliamo anche dei punti che vi hanno portato a questo sciopero. Quali sono? Elenchiamo quelli principali. I punti sono: che tipo di visione della società è in gioco, ci sta la società del futuro. Noi pensiamo che questo governo abbia una visione della società che non può appartenere al sindacato confederale e quindi non può appartenere in questo caso né alla UIL né alla CGIL. Se tu dai 170 miliardi in questi anni alle imprese e dai solo 7 miliardi alle lavoratrici, ai lavoratori, ai pensionati, vuol dire che c'è uno squilibrio notevole in questa società. Quindi noi i due punti cardine sono: da una parte tutta la riforma del sistema fiscale, e se non arriviamo a fare una riforma del sistema fiscale e non appesantiamo un po' di più le buste paga, è fuori discussione che ci troviamo di fronte a delle persone che non hanno da spendere, quindi c'è un gioco anche l'economia del futuro. Se non agganciamo al costo della vita le pensioni dei pensionati, anche qui vuol dire che siamo di fronte ad una situazione dove la gente non ha da spendere. Dall'altra parte il tema delle pensioni: a fine anno scade quota 100, e si va rapidamente a quella che è la Fornero a 67 anni, il governo ci risponde con quota 102, che non è altro che un percorso di avvicinamento alla vecchia Fornero. Ed è ancora lontano il matrimonio tra la Camera di Commercio di Ravenna e quella della Romagna, che già riunisce le altre due province romagnole, Rimini e Forlì Cesena. La prima realtà sembra infatti sempre più vicina ad accorparsi a Ferrara, notizia che leggiamo anche sul nostro portale tele24.it. Da subito contraria a quest'ultimo scenario, cioè l'accorpamento Ravenna-Ferrara, c'è Confindustria Romagna, che fa ora seguito alla lettera del sindaco di Ravenna Michele De Pascale, unendosi così al sostegno all'emendamento in finanziaria a favore delle autonomie delle Camere di Commercio. Confindustria Romagna ritiene che la naturale rappresentanza camerale di Ravenna debba essere appunto con la Romagna. Altro argomento: continua la crisi dei viaggi a causa della pandemia. Dopo quasi due anni di restrizioni, le vacanze natalizie saranno segnate dall'assenza di viaggi a lunga percorrenza, tranne alcuni corridoi turistici. Continua intanto in Romagna la guerra dei cieli tra Rimini e Forlì. Soffre ancora il settore dei viaggi dopo quasi due anni di pandemia. Con l'aumentare dei contagi e la minaccia della variante Omicron, la mobilità tra i paesi rimane limitata, tra chiusure e aperture di frontiere e obblighi di Green Pass, senza contare l'incertezza su regole e situazioni che potrebbero verificarsi fuori dall'Italia. Rimangono quindi fermi i viaggi a lungo raggio, quelli di fine anno che permettevano di andare a svernare in qualche posto caldo. Le agenzie di viaggio del territorio continuano a vivere quindi un momento di difficoltà, con tante richieste ma pochi viaggi effettivi. Non bastano i corridoi turistici Covid-free o la richiesta di tamponi e Green Pass per far tornare la gente a viaggiare.
Restano però le poche mete che reggono il mercato, le destinazioni aperte come corridoi turistici, Mauritius, Dubai, Maldive, Santo Domingo e Canarie. Anche se il calo di viaggio su queste mete raggiunge all'incirca il 70% rispetto ai numeri pre-pandemia. In mezzo a tutto questo ci sono anche gli aeroporti della Romagna, con il Ridolfi inaugurato prima dell'inizio della pandemia, situazione che ha fatto slittare la partenza ufficiale dei voli. Ora i due aeroporti, Rimini e Forlì, si trovano di nuovo a scontrarsi a causa dell'imminente inaugurazione del volo per Tirana di Alba Wings dal Ridolfi, previsto per il prossimo 16 dicembre. Un volo che precedentemente partiva dal Fellini di Rimini prima della pausa Covid. La società riminese quindi ha già avviato un'azione di risarcimento nei confronti della compagnia aerea albanese, un settore che stenta a riprendersi quindi e che, vista la situazione dei contagi, ancora non riesce a vedere una luce in fondo al tunnel. La Regione Emilia-Romagna ha presentato le proprie eccellenze all'Expo di Dubai di fronte ad un centinaio di giornalisti provenienti da tutto il mondo. In primo piano la Food e Motor Valley, ma anche il mondo delle imprese e dell'università. Missione regionale a Dubai, con il presidente Stefano Bonaccini e anche il sistema di imprese, università, centri di ricerca rappresentanti dei territori. Davanti a 100 giornalisti provenienti da tutto il mondo, nel ristorante di Cibos, la fiera dell'agroalimentare che si tiene ogni anno a Parma, la casa dell'Emilia-Romagna Expo 2020, sono state presentate le eccellenze agroalimentari e regionali. La Motor Valley ha invece visto il roadshow nello stand Ferrari, Maserati, Lamborghini e in quello della Ducati per la presentazione della Desert X World Premiere, il nuovo modello della casa di Borgo Panigale, oltre all'inaugurazione dell'esposizione delle auto e delle moto più rappresentative delle case della Motor Valley. Taglio del nastro di una mostra che mette in esibizione quelle che sono le due ruote che noi definiamo più belle al mondo: Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati. La Motor Valley dell'Emilia Romagna, una Motor Valley unica al mondo, che mette in mostra straordinari gioielli frutto della passione, ma soprattutto della competenza, dell'ingegno di chi riesce appunto a tenere alta la bandiera di una terra che ha saputo nel corso dei decenni costruire questi straordinari bolidi che da sogni diventano esattamente realtà. Ed oggi qui la proposizione di ciò che dovrà succedere in futuro con la transizione ecologica che porterà la Motor Valley a diventare qualcosa di nuovo, ma certamente non di diverso dal punto di vista della qualità di quello che sarà in grado di proporre. Ora parliamo di transizione ecologica. Dopo un anno difficile dovuto alla pandemia e quanto avvenuto con il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi alla trasmissione Talk 24. Presidente Bozzi, come dicevamo, lo diceva l'onorevole De Girolamo, il governo stanzia dei fondi anche per l'aumento dei costi dell'energia. Io ho detto è una goccia nel mare, l'onorevole ha detto un primo passaggio, lei cosa dice? Passato, io dovrei fare un passo indietro di qualche anno, nel senso che da qualche anno che ovviamente in Europa si parla di transizione ecologica, ben venga ovviamente il green, tutto quello che è verde, anzi è il futuro dell'Europa, però per parlare di transizione ecologica è veramente importante parlare di gas e quindi è un peccato che in Italia oggi stiamo sfruttando veramente poco quelli che sono i nostri giacimenti di gas e soprattutto nell'Adriatico, che parliamo della Romagna. Ricordiamo che oggi estrarre gas in Romagna è qualcosa di sicuro, che sappiamo fare da anni che facciamo e lo abbiamo sempre fatto bene, il cui costo di estrazione è dire 100 volte poco, penso oggi, ma diciamo 100 volte più basso di quello che paghiamo oggi in energia elettrica. Il gas per i prossimi 15 anni sarà fondamentale nella transizione ecologica, non ne possiamo fare a meno. Quindi, visto che abbiamo qui la possibilità di avere un onorevole, faccio anch'io un appello per poter, come ha parlato già il ministro Cingolani, la possibilità di riprendere di nuovo a pieno titolo nell'estrazione dei gas, che sarà sicuramente il futuro e aiuterà anche nel breve l'Italia ad essere più competitiva. Adesso tutte le ultime dal mondo dello sport con Marco Rossi.
Grazie Mirko per la linea. Apriamo la pagina sportiva parlando di calcio. Andiamo in Serie C. Il Cesena torna a calcare un manto in sintetico, questa volta in casa della Carrarese. Il tecnico dei bianconeri Viali dovrà però fare a meno degli infortunati Gonnelli, Rigoni, Brambilla e Caturano, oltre che del lungo degente Maddaloni. Incontriamo una squadra che ha 20 punti in classifica, ne ha conquistati 15 in casa. È chiaro che nel loro campo stanno facendo un ottimo percorso, siamo consapevoli, ma nonostante questo, come siamo andati a Reggio e a Chiavari per provare a fare il massimo, a portare a casa il massimo, andremo a Carrara a fare la stessa identica cosa, a provare a fare la stessa identica cosa. Nelle ultime due settimane stiamo lavorando anche noi sul sintetico, gli allenamenti, quindi credo che più o meno ci stiamo un pochino abituando. L'unico problema che posso dare ai sintetici è che sono tutti diversi, uno diverso dall'altro, è questo che è. E quindi per dire, quello di Teramo rispetto a quello di Chiavari sono due campi completamente diversi. È una squadra che secondo me da metà campo in su ha grandi qualità, molto bravi nell'uno contro uno, sono rapidi, veloci, e hanno molte possibilità diverse nella fase offensiva, e chiaro che rispetto a come giochiamo noi normalmente dovremmo stare attenti a non concedere troppe ripartenze, perché hanno una caratteristica che potrebbe esaltare le loro qualità. Cambiamo argomento, parliamo ora di basket. Ravenna tornerà in campo contro Chiusi nel nuovo turno di campionato di Serie 2. Andiamo a vedere. Un obiettivo l'avete già centrato, io te lo faccio vedere anche mostrandoti una slide che abbiamo preparato su Ravenna. L'obiettivo è, con tre giornate d'anticipo sulla fine del girone d'andata, Ravenna e Scafati accedono alle finali di Coppa Italia. Perché, e questa è la slide, questa è la miglior partenza di sempre di Ravenna in Serie 2. Insomma, davvero magia, eh? Sì, nessuno poteva preventivare questa partenza, né tantomeno questo livello di campionato. E tutto questo, bisogna dirlo onestamente, è il risultato e il prodotto di due fattori: da un lato una chimica di squadra che ha funzionato sin dall'inizio, e un grande feeling tra la squadra e lo staff. Anche lo staff, abbiamo praticamente uno staff tutto nuovo, un allenatore esordiente. E nonostante questo, sin dal primo giorno si è creato un buonissimo clima, un rapporto molto corretto sotto il profilo professionale, ma direi molta considerazione e attenzione a quelli che sono stati gli input dello staff, e poi una voglia da parte dei giocatori di misurarsi in questo campionato, in questa nuova esperienza. In Serie B di basket invece la rinascita basket Rimini è attesa dalla trasferta di Rieti in casa della NPC. Dobbiamo aspettarci innanzitutto come tutta una presa dura, perché Rieti è una delle grandi di questo campionato, lo dice i risultati che stanno facendo sul campo, lo dice la qualità del roster e la scelta dell'allenatore, per cui è una società appena scesa dalla 2 che sicuramente vive anche probabilmente la spinta emotiva della rivalità interna con l'altra società di Rieti, perciò ci sono tutti gli ingredienti perché possano e vogliano fare una grande stagione come già hanno iniziato a fare. E poi la qualità del roster parla di per sé, giocatori come Del Testa è un giocatore che io ho allenato, che nel cuore mi sta, però un giocatore che ha già vinto più volte questo campionato, così come Broglia, sono le due chiocce di un gruppo che poi ha giocatori giovani, non giovanissimi ma giovani, come Antelli, Timperi, Testa, che sono in un momento importantissimo del loro percorso di crescita tecnico, per magari rispettare quelle che erano un po' le aspettative su di loro a livello giovanile, e adesso dopo un momento di stasi stanno tornando ad esplodere per pensare anche a livelli più alti. Perciò sarà una partita durissima, loro sono una squadra agonistica, intensa, che corrono, partita veramente insidiosa. È tutto per lo sport, Mirko, a te la linea.
E adesso invece è arrivato il momento del meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Dopo la perturbazione che ha abbandonato la nostra regione nella mattinata di oggi, portando nevicate fino a quote pianeggianti sull'Emilia e a quote collinari in Romagna, la situazione vedrà un netto miglioramento. La giornata di domenica trascorrerà con cieli azzurri sia in Emilia che in Romagna. Ventilazione da nord, mare che da mosso tenderà a diventare poco mosso, un risveglio molto freddo con gelate estese, valori minimi compresi tra meno 5 e più 4 gradi, valori massimi che oscilleranno tra 5 e 8 gradi. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E dopo di noi su Teleromagna alle 21 c'è Degni di Nota, ci colleghiamo con lo studio per il lancio del programma, anche se forse c'è qualche problema con Bergamini. Ragazzi, non siamo pronti e Bergamini non c'è. No, vabbè, questo è uno scoop. Scusa, a parte che, allora, diciamo che con l'orchestra questo programma sta veramente alzato. Top, è il top, top. Veramente. Sì. Poi diciamo anche che fra un po', no, diciamolo noi, diciamolo noi, fra poco, qui su Teleromagna, alle ore 21, Degni di Nota. Yes. Ragazzi, dai, che dobbiamo fare il lancio per il TG. Forza, forza, siamo pronti, pronti, pronti. Ciao. 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 L'avete già fatto voi? Troppo tardi. Ma che bello, è lo stesso. Ci vediamo dopo, ore 21. Bye bye. E allora tutti incollati sui nostri schermi, intanto anche sul nostro portale tele24.it potete andare a vedere le ultime notizie dal nostro territorio. Il telegiornale finisce qua. A voi tutti una buona serata e un buon weekend. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.